siamo all'interno della tensostruttura dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Siamo tornati qui quasi ad un anno di distanza per parlare di una nuova iniziativa dell'Associazione Amici di Simone. Iniziativa sempre rivolta ai vostri ragazzi speciali. L'ultima volta abbiamo parlato di un laboratorio teatrale, ora che cosa proponete invece ai vostri ragazzi? Allora, adesso nello specifico in questo momento da qualche settimana a questa parte stiamo facendo un progetto di cucina, diciamo, perché i ragazzi proprio loro hanno fatto questa richiesta di poter fare un momento tutti insieme, un qualcosa che sia sulla cucina. Quindi prendendo delle persone, delle signore che si sono date disponibilissime per questa cosa qua, e con l'aiuto delle mamme e dei papà, oramai siamo arrivati al quarto appuntamento di questo mese, dove tra novembre e dicembre, dove i ragazzi hanno fatto varie attività, che poteva essere il polpettone, la torta di riso, i biscotti, e questa sera stanno facendo la pizza, un momento tutti insieme. Quindi è un momento proprio di compagnia che stiamo facendo da tanti anni a questa parte, ma ultimamente sta crescendo tantissimo, alle famiglie, che è quello che poi è un po' il nostro scopo. Come si stanno comportando gli apprendisti cuochi? Ah, si stanno comportando benissimo, guarda, sono veramente, mi stupiscono, perché a volte ci facciamo proprio delle cose noi che magari diciamo questi ragazzi chissà se potranno o non potranno, invece ci stupiscono, a me mi stupiscono tantissimo, perché hanno delle idee, hanno una manualità sulle cose che è la fine del mondo, e quindi questo aiuta proprio noi volontari a lavorare sempre di più per farci fare compagnia da questi ragazzi. Avete coinvolto anche una serie di volontarie, mamme, nonne, che comunque danno il loro contributo. Sì, mamme e nonne, mamme che sono già cuoche a casa, quindi si sono date disponibilissime, cuoche, tutor, chiamiamoli, e abbiamo incontrato delle signore fantastiche che proprio con questa idea di poter lavorare con i nostri ragazzi si sono date non disponibilissime, di più. Ecco, quanti ragazzi siete riusciti a coinvolgere? Ma adesso siamo arrivati a 18 ragazzi, 18-19 ragazzi, non tutti qua sono stasera, purtroppo qualcuno ha qualche linea di febbre, qualcuno ha qualche altro impegno, però diciamo che tutto il progetto, a partire dai vari progetti regionali che abbiamo fatto, quello che parlavi tu prima, visto l'anno scorso sul teatro, lo riprenderemo all'anno nuovo. Abbiamo fatto un progetto di musicoterapia, che è una cosa molto interessante per loro, e quindi abbiamo fatto altri progetti, sport, vela, mare, e quindi, come dire, sono cresciute le famiglie, c'è stato un grosso passaparola, e dai 4-5 classici che avevamo sempre in questi anni siamo arrivati a 19 stasera con l'aggiunta di una ragazza nuova. Allora, nell'imminente è prevista una cena di Natale, perché ormai abbiamo tirato su una leva di cuochi, per cui è il minimo, no? Però diciamo così, qual è un po' l'ideale regalo che l'Associazione Amici di Simone vorrebbe trovare sotto l'albero anche per il nuovo anno? Ma diciamo che noi abbiamo avuto, come dire, già dei bei regali da queste famiglie. Da questi ragazzi è un bel regalo già di Natale, perché quello che loro hanno voluto fare noi li abbiamo accontentati, ma loro ci stanno facendo proprio un grosso regalo. Questa cena che faremo appunto lunedì prossimo, abbiamo invitato anche sindaco, vice sindaco e alcuni assessori del comune di Chiavari, in modo che magari possano stare un momento con i ragazzi, vedere quello che fanno, stare con le famiglie, sentire da loro che problematiche, perché ce n'è tutti i giorni e tutti i mesi di problematiche per questi ragazzi. Magari toccando con mano e sentendo dalle famiglie un po' le esigenze che hanno, un regalo grosso sarebbe questo, che il comune di Chiavari, che già ci sta aiutando da sempre, capisca le esigenze di queste famiglie. Facciamo colazione.
Giacomo, cosa stai facendo? La pizza. Ma è la prima volta che provi? Non tanto. Allora, signora Anna, come stanno andando questi cuochi? Allora, bene, bene. Giacomo sta andando molto bene. Ne ha già preparato una. Hanno detto però che stasera pizza, però vi siete cimentati anche in torta di riso. Torta di verdure, fagioline, patate e biscotti. Stanno rispondendo bene, ragazzi. Sì, sì, sì. Lei è una volontaria qua all'interno? Sì. Da soddisfazione questa attività? Certo, senza... Allora, come la fai la pizza? Semplice margherita? Una margherita. Va bene, allora poi assaggeremo, eh? Va bene. Proseguiamo, andiamo a vedere tra i tavoli. Qua vediamo addirittura un trio all'opera. Allora, i vostri nomi? Martina. Teresa. E tu come ti chiami? Amalia. Amalia. Che... Allora, anche qua siamo all'opera con la pizza. Come sta andando? Ma insomma, più o meno. Qualcosa viene fuori. Anche per voi è la prima volta che veniamo? È la prima volta che veniamo. È la prima volta che viene. È bella questa iniziativa degli amici di Simone per coinvolgere i ragazzi. Amalia, è bello stare qua? Sì. È bello. Anche per le famiglie. Sì. Allora buon lavoro, eh? Grazie. Ti piace la pizza? Sì. Non è chia, la punta. È chia. Allora, ti veniamo a vedere dopo quando ci metti gli altri ingredienti. Qua c'è anche un papà addirittura, eh? Panettiere. Ma di professione oppure solo... Di professione panettiere. Vabbè, allora qua... Apprendista papà. Ok. Allora diciamo così che non è una cosa nuova. Non è una novità, no. Però è una novità? A mano sì, a mano è una novità perché di solito usiamo le macchine, quindi... Però è una novità farlo con lui. È una novità la collaborazione. Certo, sì. Sta dando soddisfazione questo. Sì, assolutamente, sì. Si divertono, ci divertiamo anche noi. Poi impastare è sempre una cosa bella. Certo, perché sì. La pasta è viva e ci fa sentire vivi. Che pizza fate? Margherita. Tua preferita? Sì. Ci vuole un po' di forza, eh? Perché tanta pasta, allora ci vuole un po' di energia. Qual è il segreto per una buona lievitazione? Lei che è del mestiere? Il tempo. Bisogna avere tempo. E poi l'amore per la pasta, che quello lo sente. Come sta andando questa esperienza? È un'esperienza da provare, diciamo. La prima. Loro sono bravissimi, non c'è niente da dire, sono cuochi nati. Hai seguito tutto il percorso? Della cucina, sì, abbiamo fatto poche cose, però prossima lunedì c'è la cena, quindi stiamo sperimentando. Dove sono stati più bravi? Tra la torta di riso, la pizza? Biscotti top. Daresti questo consiglio? Sì, assolutamente, pasticceria. E tu come ti chiami? Luca. Anche tu hai dato una mano qua, hai collaborato? È una cosa molto bella, stiamo preparando le pizze per mangiare stasera. E quindi è una cosa molto bella imparare tutti questi ragazzi, perché sono ragazzi meravigliosi, che sono delle persone di diavoli, quindi sono molto contento. Che cosa ti è piaciuto di più di quello che hanno cucinato? C'è qualcosa di speciale? Stanno preparando la pizza, a me piace la pizza, quindi... Mi piace la pizza? Sì. Cosa stai facendo tu? Pizza. Metti lo stracchino? Sì. Bravo, con precisione mi sembra che lo stai facendo. Sì. Il pomodoro invece chi l'ha messo? L'hai messo tu? Io. Come sta andando? Ti piace la pizza? Sì. Qual è il tuo piatto preferito? È pomodoro e prosciutto funghi. Questa sera bisogna accontentarsi, mi hanno detto della margherita, ma sarà sicuramente buonissima. Sì, proprio sì. Bene, allora continuate a lavorare, poi vediamo come va a finire, ok? Sì. Ciao.
Ma anche a casa fa la pizza? Sì, la pizza sì, la facciamo insieme e la fa, una cosa che le piace tantissimo. Sì, sì. Questa esperienza qua di gruppo come sta? Beh, fantastica, hanno condiviso dei momenti belli, dei momenti di gioia, sono stati insieme, sono allegri, direi che è fantastica proprio. Anche per i genitori e per le famiglie? Per i genitori, non solo per i ragazzi, proprio grazie. Grazie, grazie ad Angelo e grazie a tutti perché è stata proprio un'esperienza positiva. Detto che lei è una tutor di questo gruppo di cuochi, di apprendisti cuochi. Fino a un certo punto, insomma, faccio quello che riesco. Come vi è venuta questa idea del laboratorio di cucina? Possiamo un po' chiamarlo così? Sono stata assoldata da un'amica che mi ha detto, sa che io ho un po' di consuetudine con la cucina, eccetera, mi ha detto, ma magari c'è bisogno di qualcuno che dia una mano in cucina. Se puoi andare, ho detto ma certo, volentieri, ed eccomi qua. È importante anche per i ragazzi questa interazione, questo vedersi per fare qualcosa insieme? Ma io li vedo molto entusiasti, li vedo anche capaci, perché alcuni ragazzi hanno manifestato delle attitudini, delle capacità assolutamente incredibili, e comunque c'è molta allegria e è bello. Mi sembra di vedere che la pizza insomma sia un po' un piatto che veramente suscita l'entusiasmo di tutti, però mi hanno detto che hanno fatto anche delle ricette più elaborate. No, hanno fatto il polpettone di patate e fagiolini, hanno sbucciato le patate, le hanno fatte bollire, poi le hanno schiacciate i fagiolini, parmigiano, insomma tutto quanto, le uova, no? Hanno fatto anche cose molto diverse una dall'altra, perché... La volta dopo biscotti, per cui hanno fatto, e l'hanno fatta loro, sotto la nostra guida ovviamente, hanno fatto la pasta frolla, hanno fatto tutti i biscottini con le formine e poi se li sono mangiati con grande soddisfazione, e questa sera è la sera della pizza. Possiamo anticipare il menù della cena di Natale, perché ci hanno detto che ci sarà una cena? Io non lo so, no, forse ancora in fase di... Sì, esatto. Qua siamo pronti per infornare, mi sembra. Sì, prontissimi. Città record, perché gli altri ho visto che sono ancora un pochettino... Sì, qua ci sono problemi, diciamo, alimentari di diversi tipi, e qua una pizza senza glutine, quindi l'impasto è arrivato da casa, perché ha una lavorazione un pochino diversa. Come sta andando questa iniziativa? Diciamo che noi siamo adulti e in teoria li insegniamo, ma impariamo anche tanto da loro, a divertirci con poco. Tommaso, hai fatto anche una pizza speciale senza glutine, anche più difficile degli altri. Ma che ragione, è rimasto. Lei è una volontaria che collabora con gli amici? Anch'io ho un figlio che viene qua, ma oggi era un po' stanco, è rimasto a casa. Che importanza ha per le famiglie avere dei luoghi così di aggregazione, di diciamo anche di lavoro per i ragazzi, perché non rimangono inattivi? È basilare per la socializzazione, purtroppo l'integrazione esiste fino a un certo punto, quindi a volte chiamiamolo ghetto, però è un ghetto bellissimo questo, in cui si ascoltano i bisogni di tutti. È causa del complotto, è causa della lotta, abbasso il direttor, la zuppa ormai l'è cotta, e noi cambiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa, col pomodoro. Tanto lavoro, siamo arrivati alla conclusione, la cena che è andata nel migliore dei modi, con tanti commensali, i ragazzi come hanno lavorato e soprattutto questa serata come la stanno vivendo? Sono entusiasti, volenterosi, hanno preso l'iniziativa con tanto entusiasmo, sono proprio contenti, siamo contenti anche noi genitori di vederli così volenterosi, vede che stanno già arrivando anche... a farsi intervistare. Quanto è importante per la loro crescita, anche per la loro socializzazione, che si realizzino iniziative di questo tipo? È importantissimo perché stanno insieme,
chiacchierano fra di loro. Poi anche questo corso di cucina per loro è stato bellissimo, perché poi alla fine hanno qualcosa che hanno fatto loro e sono molto orgogliosi. E questa sera continuano perché stanno servendo con tanto di divisa. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Siamo orgogliosi di loro. Allora Angelo, un primo giudizio sul menù della serata? Il menù è ottimo, tanto, pensavamo che non ce n'era abbastanza, ma ce n'è per tutti, e quindi bene, dai, tutto bene, è stata una bella serata, continua ancora qualcosa, adesso andiamo avanti, ci sarà il dolce, berremo e festeggeremo per il prossimo Natale, però è stato bello, guarda, i ragazzi sono fantastici, vieni Vitali, vieni qua con noi. No, però non allora toccare. Vitali, cos'è che ti è piaciuto di più di questa serata? Dei piatti che hai mangiato? Salame, prosciutto, focaccia, tutto. L'antipasto, fatevi un po' vedere quanto siete belli con le vostre divise. Allora, qua c'è scritto il tuo nome. Vitali. Amici di Simone, Chiavari. Chiavari. Proprio come gli chef, come i camerieri nei grandi alberghi. A casa, sempre a casa. E per il tempo, grazie a tutti. Grazie, tutto, grazie. Ecco, qua invece abbiamo Nicolas, benvenuto Nicolas. Era tutto buono? Sì, tutto buono. Benissimo. Giacomo, cos'è che ti è piaciuto di più? I salatini ai wurstel, la torta di riso, riso venere con zucchine e non me lo ricordo. Caspita, comunque mi sembra che il menù fosse bello ricco. La torta di riso l'avete imparata a fare anche voi? No, però ce l'ha fatta una mia nostra amica. Va bene. Avete fatto il tu cosa hai fatto? Popidone buono, così a bilancio. Pita, tacchino, crepi. E oggi cosa avete fatto? I biscotti anche. Biscotti. Benissimo. Allora Angelo, ci diamo un arrivederci, e però diciamo alla prossima iniziativa. Sì, esatto, un grazie proprio veramente a questi ragazzi che, come ripeto sempre, mi hanno ribaltato il mio discorso di volontariato. È bellissimo stare con queste famiglie, stare con questi ragazzi, è meraviglioso. Quindi lancio proprio una cosa bella che magari a volte si fa, ma fate volontariato da qualsiasi parte. Non è che dovete venire per forza con noi o con altri, c'è bisogno di volontari in tutte le associazioni, quindi dove vi capita andate, perché porterete a casa qualcosa di nuovo. I ragazzi ti danno tanto, sono tutti uno diverso dall'altro, però si è formata una grande famiglia e ogni giorno ci insegnano qualcosa di bello, che ci stupiscono veramente. 3, 2, 1, buon Natale! Buon Natale a tutti! Auguri al mondo intero! È stato un bel concerto, come è stato sul palco tra di voi? Ma sì, è stato un bel concerto, pubblico caloroso, artisti bravi, cantanti molto bravi, Andrea eccezionale come avete sentito, e bene, io poi ho fatto il comprimario, la comparsa praticamente. Ecco, suonare
anche per voi che suonate abitualmente, cosa significa un concerto di questo genere? Beh, è sempre una grande emozione suonare, poi occorre chiaramente grande attenzione perché diciamo accompagnare i cantanti non è facile, i cantanti hanno bisogno di grande libertà e il direttore deve seguirli e l'orchestra deve seguire il direttore, quindi anche pur facendo per esempio poche note come il corno in questo programma occorre stare molto attenti, molto concentrati. Anche perché bisogna partire al momento giusto. Assolutamente sì, perché poi si sente, sono situazioni in cui ci si accorge di te solamente quando sbagli. E allora appunto bisogna avere quattro occhi e le orecchie ben aperte. Ecco, in questo caso è importante molto il maestro, no? Che voi seguite la musica ma appena appena sopra c'è il maestro. Ma assolutamente, il maestro è sempre a portata di sguardo e comunque anche le orecchie sono tese ad ascoltare tutto il resto della compagine, perché poi bisogna livellare l'intonazione, utilizzare lo stesso modo di esprimersi, le articolazioni come si dice fra musicisti. Quindi è sempre un lavoro molto di gruppo, ecco, dove chiaramente occorre una persona carismatica che coordini il tutto. Bellissimo concerto, un bel programma, abbiamo valorizzato molti grandi autori italiani, da Verdi, Puccini, logicamente da violinista al Paganini, che reputiamo sempre qualcosa di per noi irraggiungibile. Non dimentichiamo che era genovese, ligure, doc, la famiglia originaria di Carro, ed era anche socio della società economica di Chiavari, tra le altre cose. Non tutti lo sanno, ma lo era, e quindi è stato bello poter valorizzare tutta questa buona musica e rivedere finalmente il pubblico in sala dopo gli anni deliranti della pandemia e con tutte le conseguenze che abbiamo avuto. Ecco, il pezzo appunto di Paganini è stato veramente eccezionale. Ma secondo me, io sono di parte, ma tutta la musica di Paganini è eccezionale, perché lui, dobbiamo tenere conto che nell'Ottocento, dove non c'erano dischi, non c'era internet, TV, si è creato una fama che non si è mai spenta soltanto con la musica dal vivo, ed è questa la lezione, lo spettacolo dal vivo sul palcoscenico senza elettricità, senza niente, solo con quattro corde e il legno che vibra, secondo me è una lezione che dobbiamo apprendere tutti in questo periodo di tecnologia forse è nata.